Il gruppo istruttorio della Commissione Nazionale di VIA Valutazione Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, incaricato di esaminare il Master Plan 2014-2029 dell'aeroporto di Peretola, avrebbe intenzione di orientarsi a esprimere parere positivo nell'arco di un mese e mezzo, chiarendo criticità e prescrizioni. Lo ha reso noto, secondo un comunicato della Regione Toscana, il governatore Enrico Rossi al termine della riunione del gruppo. È stata fatta una riunione importante, entro, mi è stato detto, un mese e mezzo, dovremmo avere sul master plan dell'aeroporto da parte della Commissione Via Nazionale un parere positivo con criticità e prescrizioni, ovviamente, e poi è stata accolta la nostra proposta di un osservatorio che sarà in testa alla Regione Toscana, ma istituito con decreto ministeriale e quindi con un valore particolare per seguire che siano temperati tutti gli obblighi e anche l'evoluzione, la dinamica di tutta questa complessa vicenda. Molto come ho sempre pensato su tutta la questione pesa l'intervento generale, non ci si può limitare solo all'aeroporto, perché l'aeroporto esiste già, non è che ce lo mettiamo ex novo. Il nuovo aeroporto deve avere potenzialità limitate alla pista direzionale, ho ribadito questo, la vecchia pista deve essere ovviamente resa inutilizzabile perché su quell'area deve realizzarsi un parco e deve transitare la tranvia, c'è tutta la cura del ferro che deve essere fatta, ci sono gli interventi viari fondamentali per fluidificare, per rendere più fluido il traffico, superando quello snodo di Peretola dove manca anche il collegamento tra il ponte all'Indiano e l'autostrada, le terze corsie sulla Firenze Mare e sulla 1, gli accordi con società autostrade per ridurre la velocità nei momenti di criticità e poi questo grande parco della Piana di 7.000 ettari, uno dei più grandi parchi d'Europa su cui c'è un vincolo di inedificabilità.